Rosicina è la seconda finalista del Grande Fratello, ecco le percentuali. Il pubblico ha deciso di mandare in finale Rosicina, la sua reazione. La puntata di stasera del Grande Fratello era molto attesa perché il pubblico a casa doveva scegliere chi tra Anita Olivieri, Paolo Masella, Letizia Petris e Rosicina avrebbe dovuto accedere alla finalissima di giovedì 4 aprile. Si segnala che appena iniziata la diretta Alfonso Signorini ha chiuso il televoto. Punto e nel corso della puntata ha anche rivelato i primi due concorrenti che hanno dovuto rimettere nel cassetto i loro sogni di gloria, Anita e Paolo. Ebbene verso mezzanotte finalmente il conduttore ha chiamato in studio Letizia e Rosy. E in questa occasione ad ottenere il lasciapassare è stata a sorpresa quest'ultima, la quale non ha nascosto tutta la sua emozione e al tempo stesso incredulità, non ci credo. Poco dopo ha avuto anche la possibilità di parlare con il marito in collegamento dal ristorante. Ti amo amore punto 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 mi manchi punto 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 grazie per il vostro sacrificio punto 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 non ci credo, non sento mai di meritarmi le cose punto 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 tengo duro per noi. E quest'ultimo le ha subito fatto in complimenti, sei stata bravissima. La seconda finalista ha vinto il televoto con il 53% delle preferenze. Successivamente è intervenuto Alfonso Signorini per fare a sua volta i complimenti alla seconda finalista Rosicina, intanto un grande abbraccio punto 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 ti meriti tutta questa finale. Il conduttore del reality show dell'ammiraglia Mediaset, il quale giorni fa ha redarguito Alessio Falsone, si è poi rivolto a Letizia Petris cercando di spronarla, nonostante questa volta non sia riuscita ad accedere alla finale. Letizia, mi raccomando non mollare e punto 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 quella finale lì è a un passo e punto 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 mi raccomando. Quest'ultima non è però sembrata essere particolarmente dispiaciuta, tanto da arrivare a dire di essere contentissima per la coinquilina della casa più spiata dagli italiani, sono contentissima per lei. Ma quali sono le percentuali? Ad un certo è passato lo scroll in sovrimpressione con i risultati nel dettaglio, Rosy 53%, Letizia 32%, Anita 10% e Paolo 5%. Insomma un vero e proprio plebiscito per la chef. Beatrice Luzzi e Rosicin le prime due finaliste del reality show. Finito questo momento la seconda finalista del Grande Fratello ha fatto il suo ritorno nella casa più spiata dagli italiani al fianco di Letizia Petris, che nonostante abbia ottenuto il 32% non è bastato per portarsi questo grande risultato. Una volta uscite entrambe Rebecca Staffelli non è riuscita a trattenere le lacrime. Mi sono emozionata forte più io che Rosy. Ho pianto come una disperata. Stesse lacrime che ha versato pure Fiordaliso lì presente al fianco degli altri eliminati. Comunque sia Rosy ha raggiunto in finale una delle candidate numero 1 alla vittoria Beatrice. Chi sarà il terzo o la terza concorrente a raggiungere questo obiettivo?